Emanuela Fogliero che per 28 anni ha annunciato i programmi su Rete4, questa sera sarà ospite della puntata di Cancelletto CR4, La Repubblica delle Donne. L'annunciatrice più longeva di Mediaset ha, da pochi mesi, detto addio a quella professione ormai sostituita da tutti i nuovi metodi di comunicazione. Piero Chiambretti per il suo nuovo appuntamento, oltre a Emanuela Fogliero, avrà in studio Asia Argento con cui parlerà della sua relazione con Fabrizio Corona. Come eravamo sarà la rubrica del programma durante cui verrà presentata la Fogliero, un blocco della puntata dedicata a raccontare un personaggio che ha contribuito a rendere famosa Rete4. Emanuela Fogliero, come già mostrato a Verissimo la scorsa settimana, ha molto da raccontare, il suo matrimonio e i nuovi progetti televisivi. Mediaset blocca il programma. A Piero Chiambretti, Emanuela Fogliero, racconterà il suo recente matrimonio, lo scorso settembre, all'età di 53 anni, ha detto sia Giuseppe Oricci con cui condivide la vita da 9 anni. E, intervistata da Libero Quotidiano, racconta, ho sempre pensato al matrimonio per molto tempo, ma per tanti anni della mia vita mi sono dedicata alla carriera. Penso che sia per sempre, non si scappa più. Il matrimonio l'ho organizzato in 20 giorni e ho fatto le partecipazioni con alcuni videomessaggi. Dopo l'addio agli annunci di Rete4, la Fogliero ha tanti progetti per il futuro, ma il programma che avrebbe dovuto presentare è saltato, per il momento ho un contratto con Mediaset, vediamo quello che succede. Se non succede nulla, ho tanti impegni, andare in tintoria, dal fruttivendolo, ho letto che il mio nome è associato alla pupa e il secchione. Non so nulla, ma mi divertirebbe condurlo. A Milano ho paura. Nonostante i progetti lavorativi scarseggino nella vita di Emanuela Fogliero, tante sono state le proposte per partecipare a un reality show. Il Grande Fratello me lo hanno proposto più volte. Ma ho fatto una scelta, per mio figlio. Fa la quinta elementare, sta per andare alle medie, non sono strutturata per lasciarlo a nessuno, mia madre ha 90 anni, suo padre vive fuori, mio marito lavora. La presentatrice di Rete4 non solo fa parlare di sé per il suo lavoro e il suo addio dalla rete, ma anche per temi e polemiche attuali. In un'intervista parlò degli uomini e dei commenti poco eleganti che rivolgono alle donne a Libero Quotidiano ha completato, non abito lontano dalla stazione centrale di Milano, prima scendevo a portare il cane a fare bisogni. Di solito sto attenta, ma l'altro giorno sono stata presa alla sprovvista e mi è sbucato da dietro un ubriaco. La mia proposta è quella di aumentare i controlli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.